nuovo un saluto per chi ci seguite su formobiles.info. Oggi facciamo un video rapidissimo per annunciarvi che WhatsApp, che probabilmente è il sistema di messaggistica istantanea online più utilizzato al mondo, è arrivato per PC con l'applicazione. Molti di voi probabilmente già usavano WhatsApp Web, che è l'applicativo che vi permetteva di gestire la messaggistica tramite una pagina del vostro browser, di fatto. Adesso è arrivata l'applicazione che, devo dire la verità, è veramente, veramente carina e vi permette di avere un'ottima integrazione tra quelle che sono le notifiche, per esempio, noi lo stiamo vedendo in Windows, ma è compatibile anche per Macintosh nei sistemi operativi OS X 10.9 o successivi, come starete sicuramente vedendo, ed è un applicativo molto semplice da scaricare che potete andare a trovare direttamente sullo store, sulla pagina di WhatsApp, andando, come state vedendo in questo momento, sul pannello scarica e cliccando su download per Windows. È compatibile con Windows 8 successivi e vi dico la verità, mi sembrava una sciocchezza, ma l'ho usato per un giorno, di fatto, perché è disponibile da oggi, mezza giornata. È veramente, veramente figo. Passatemi il termine. Figo perché Windows 10 supporta nativamente le notifiche. Qui, ovviamente, in questo breve video vi parlo della versione di Windows, che è il sistema operativo che utilizzo. Windows 10 supporta le notifiche, quindi quello che noi riceviamo lo vediamo direttamente come notifica, quindi è una notifica attiva in tempo reale, molto più utile che avere una pagina aperta del browser, anche perché è un applicativo e molto più efficace. vedete che abbiamo a disposizione la nostra schermata dell'applicativo che è stata un pochino modernizzata, di fatto è un'importazione di quello che abbiamo visto con WhatsApp Web. Come funziona il primo accesso? Beh, è molto facile, ve lo faccio vedere. Adesso io mi disconnetto. Ho qui il mio telefono con WhatsApp installato, è un Windows 10 mobile, non cambia niente di fatto perché tutti i telefoni possono funzionare. Vado sulle impostazioni di WhatsApp e cerco WhatsApp Web facendo il solito screen inquadrando con la fotocamera il quadrato che viene fuori nello schermo. Come vedete è istantanea la nostra fruibilità e adesso vi faccio vedere, una volta che siamo on, quello che potete fare. Eccoci, siamo online su WhatsApp Web e come vedete possiamo andare a lavorare sulle nostre schermate. Non mi vorrà male il buon Rigo se mostro quello che ci stiamo scrivendo. Vedete quello che possiamo fare. Facciamo una cosa un po' più un pochino meno formale, mi lascerà, non ha importanza. Forse questo era meglio non dirlo, vabbè, ma siamo senza particolari veli. Vedete che, allora, questa è la messaggistica che io ho con Irene. Posso vedere l'ultimo accesso, vabbè, c'è lo sfondo predefinito di WhatsApp e vedete qui sotto che ci ricorda che i messaggi sono criptati. Benissimo, abbiamo la possibilità di scrivere un messaggio a tastiera e di usufruire di tutte le emotion disponibili. Sopra abbiamo le impostazioni della chat per avviare proprio delle chat nuove, le classiche impostazioni di modifica e visualizzazione. Possiamo archiviare e silenziare le chat, che è una cosa molto molto positiva. Poi come vedete, possiamo andare ad applicare le classiche impostazioni per i gruppi, i maledetti gruppi a nulla silenzioso. Vedete che noi possiamo andare a, non mi ricordo di qua, l'ho annullato, silenziare di nuovo il gruppo e rimettere la massima silenziosità. Possiamo inoltre inviare degli allegati tramite l'apposita impostazione qui in alto a destra, inviare foto e video, inviare immagini dalla fotocamera del vostro PC o un documento, perché sapete che adesso WhatsApp ha migliorato la gestione dell'invio di documenti. Mandiamo un messaggio: ciao, sei live sulla prova. Scrivere con una mano non è semplice, della nuova applicazione di WhatsApp per PC. Vediamo per PC. Allora,
Ovviamente è molto molto comodo perché le notifiche vi arrivano qui in basso, vi compare nel classico spazio adibito alle notifiche e vi vengono fuori anche nel centro notifiche. Questo è molto comodo, non sono duplicate con il telefono, quindi è veramente molto comodo. Tra l'altro, se aggiungete l'applicativo nella vostra barra delle applicazioni, vi vengono fuori le notifiche qualora abbiate notifiche non lette. Veramente, veramente un'ideona, semplice, facile, usabile da tutti. Fighissimo. Penso che su Macintosh sia più o meno uguale. L'applicazione è leggerissima perché se andiamo a vedere il consumo di WhatsApp, vedete che parliamo di 90-80 mega di utilizzo dell'applicazione, quindi veramente molto molto basso. Direi che per questa videoprova è tutto. Un saluto da formobiles.info.